cielo mi donai Gagarin, figlio dell'umanità. Aveva solo 27 anni nel 1961 Yuri Gagarin, quando fu lanciato in orbita, primo uomo nello spazio e primo a compiere un giro ellittico intorno al nostro pianeta. Vedo la Terra, è blu, le sue parole rimaste nella storia. 108 minuti tra le stelle per entrare nella leggenda. In piena guerra fredda l'Unione Sovietica surclassava gli Stati Uniti con la missione perfetta. Giovane ufficiale dell'aviazione, padre carpentiere, madre contadina, il piccolo, meno di 1,60 m, grande astronauta, partiva dal centro kazako di Baikonur. Ottimista e un po' preoccupato di avere abbastanza cibo con sé, pronuncia la frase fatidica: «Hi, poiekali, andiamo, si parte!» Alla velocità di 27.000 km/h sorvola il globo con la navicella Vostok 1, Oriente 1. Una missione rimasta segreta fino all'annuncio del successo. La sua capsula ha un orologio, tre indicatori, un piccolo mappamondo che indica la posizione intorno alla Terra, oltre ai famosi oblò da cui descrivere per la prima volta in assoluto il pianeta azzurro. Il 27 marzo del 1968, appena 34 anni, Gagarin muore in un volo di routine. Un anno dopo, gli americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin piantano la bandiera americana sul suolo lunare.